Buonasera a tutti, good evening, everyone, uh, welcome, uh, welcome, to the inauguration of the of the academic year for uh, Academia Italiana, and uh, welcome to all the students in uh, Florence, uh, welcome to all the students in uh, Rome. It's a pleasure, uh, it's a pleasure to be together. It's hard to put all of you together in the same place, so that's why we are. Uh, Uh, doing this, uh, this, event, uh, this event online, but uh, today it will be an opportunity as well to speak uh, and uh, to, to greet you. Uh, è un po' difficile mettervi assieme nel uh, siete, siete sempre di più, quindi uh, non è facile mettervi nello stesso, nello stesso spazio. Uh, e oggi, come dire, è un saluto iniziale e uh, che vuole appunto segnare l'inizio dell'anno dell accademico. Quindi, innanzitutto, benvenuti. Benvenute alla a studenti e studentesse, soprattutto che iniziano e hanno iniziato il primo anno, sia nei percorsi eh, triennali che nei percorsi biennali. So, the first thing, of course, welcome to the first year students that just started uh, the their programs, their BA or their MA program. Uh, welcome to from the staff. Uh, the Florence staff and the Rome staff, quindi benvenuti anche dallo staff di Roma e dallo staff, uh, dallo staff di Firenze. Accademia Italiana is a, is, a great family, uh, is a great family, that belongs to a greater family. Accademia Italiana è una grande famiglia che appartiene a una famiglia ancora più ancora più grande, ancora più estesa che è uh, il gruppo AD Education. Um, AD Education è un gruppo uh, che conta 21 scuole nel mondo del design del, uh, dell'audiovisivo della, della creatività e della creatività applicata. Uh, so l'Accademia uh, Italiana belongs to uh, a wider uh, family, a bigger group uh, which uh, is uh, a di education uh, which gather together 21 schools in the field of creativity, design, audiovisual and uh, and many other uh, many other activities uh, linked with uh, with creativity and accademia italiana is proudly and strongly part uh, of uh, of this group with uh, with its soul with, uh, with this uh, uh, genius loci quindi accademia italiana fa parte orgogliosamente uh, e con orgoglio di questo di questo gruppo grazie alla, alla sua specificità e grazie anche al rapporto che ha con il territorio con le città, uh, in cui in cui è basata, in cui vive e in cui opera. So the relationship between uh, Accademia Italiana and our cities because we feel they're our cities Florence, Rome, it's stronger and is getting stronger and stronger because uh, I think it's uh, extremely important for a community of uh, designers like you all are uh, to be useful to be able to Uh, impact on, uh, on the fields where uh, we are, uh, where we are uh, operating. Quindi è estremamente importante che una community di designer e di creativi come siete, come siete voi, come siamo, come, siamo, come siamo tutti noi, possa poter impattare nei luoghi in cui vive. Uh, il design è uno strumento che sempre di più diventa centrale nel, uh, nel cambiare le sorti di una società, di un territorio, di un luogo e di una comunità. Uh, more and more design is central and has a, a wider impact than before in uh, societies, uh, in institutions uh, and in communities as well. Uh, we strongly believe uh, in design as a tool for uh, uh, regenerating. Uh, um, a world that needs to be regenerated in several ways. Quindi crediamo che il, il design sia uno strumento, e noi abbiamo questo strumento, state imparando a usare questo strumento, per cambiare le società. Non perché per forza ci sia necessità di cambiare le società, ma perché le società in un certo modo cambiano in maniera, in maniera naturale e noi dobbiamo avere la capacità. Di intercettare questo cambiamento, ma non solo intercettarlo, ma anche di anticipare questo cambiamento e di conseguenza portare, attraverso i nostri strumenti, dell'innovazione. So, uh, societies are changing uh, anyway, you know. And, uh, but uh, what we need to, what we need to do, our, our real tool, uh, is to be able to anticipate the change and have an impact on, uh, on this change. Um, If we see the development of the society since you were born, around 20, 25 years ago, many things, radical things, has been changed. Because when you were born, uh, you were, uh, uh, you were uh, the, the digital uh, uh, transformation were about to start didn't uh, probably your parents didn't have mobile phones at the time or they were having the first mobile phones you know the big ones without connection no smart at all uh, and uh, uh, many topics like uh, sustainability and uh, ethics were not uh, at uh, um, at the, the center of our society quindi andando un po' indietro nel tempo sicuramente quando, quando siete nati Eh, e se guardiamo il periodo di tempo da oggi a quando siete nati, sicuramente eh, del, molte cose sono cambiate in maniera radicale, molti elementi della nostra società sono cambiati in maniera radicale, dalla connessione, dalla connettività all'utilizzo all di tutta una serie di, di tools che avevamo, che, avevamo, che avevamo a disposizione, eh, il nostro rapporto con gli altri, il nostro rapporto con la connettività, il nostro rapporto anche con l'etica. Uh, e quando parlo di etica, vado al centro di quello che è il mm, futuro uh, che vogliamo nelle nostre società, ma soprattutto che volete voi come Generazione Z. Uh, when we speak about quando uh, when, uh, when we speak about ethical subject matters, it's uh, what we want to be the main subject uh, of the development uh, of the design discipline. And, uh, and that's thanks to you. And for the for the first time since uh, since I was born, uh, finally, new generation are pushing for a more ethical society, for a more ethical approach uh, to everything. and uh, and that's a challenge. That's a challenge that is needed. It's not uh, something that is in fashion. It's something that we really need and we really need to fight for. And uh, we found ourselves uh, together in this uh, in this common uh, common uh, battle. against what's not working. Eh, e chiaramente la cosa interessante è che ci troviamo assieme, diciamo noi di una generazione, voi di un'altra generazione, ma entrambi comunque uniti dalla, dallo, stesso, dallo stesso tema, dallo stesso argomento, dallo stesso approccio, a, eh, a, a imbastire una lotta comune contro, eh, contro diciamo, verso una, una, una società che deve per forza essere più etica. Una società che nel suo svilupparsi, nel suo, nel suo crescere, eh, ha sicuramente creato del, delle diseguaglianze, delle ineguaglianze che non permettono alla società di essere più eh, sostenibile e di non essere più bilanciata. Uh, what we're facing now is that society has grown, the world has grown, last week we turned uh, To be 8 billions, and that's a lot of people. And uh, this society that has been evolving uh, in, the, in the past years has found itself uh, more and more uh, uh, unethical and balanced as well. È finito il momento del, della corsa al profitto, è finito il, il, il momento del, della differenza fra, 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 um, fra strati della società, fra zone anche del mondo. Fortunatamente non si. Eh, non, non si parla di più ad alcune zone come il terzo mondo, ma paesi in via di sviluppo, paesi che stanno, si stanno sviluppando molto più velocemente del, del, del vecchio continente. Quindi queste sono tutta una serie di sfide. Eh, sto cercando di fare una fotografia della, della, della società contemporanea. Perché ci sono, ci sono tutta una serie di sfide che sono, sono fondamentali e noi, come designer, dobbiamo essere i primi a, a, essere, a essere pronti. So, us, as designer, we need to be the first to use the tool of design, the use of how to make a project, how to make a change in order to, uh, to take this, uh, this subject and make it real. And this subject will be super useful for you, as professional, for you, as designer. I'm speaking about. Uh, sustainability and speaking about circular economy and speaking about uh and speaking, uh, uh, speaking about diversity and speaking about uh, social uh, impact and uh, I'm speaking about a lot of subjects that 10 years ago were not in uh, in uh, part of our field but we're sure that in the future will be the uh, the daily uh, the daily task of a, of a designer so that's That's very important and what we, want to, uh, what we want to do is to fill your daily activity as students with this subject. Quindi una cosa fondamentale è che questa sensibilità che voi ci avete e ci state insegnando, con tanti movimenti, con tante, con tante azioni, con tanta, con tanta awareness, con tanta sensibilità, con tanta consapevolezza, ehm, stanno diventando eh, degli elementi non solo più eh, di sensibilità condivisa che è molto importante ma stanno anche del, diventando degli strumenti che voi come futuri designer voi come futuri professionisti eh, dovrete saper utilizzare saper maneggiare perché le nuove professioni andranno e dovranno per forza eh, essere fatte sempre di più da un approccio eh, di questa natura da un approccio etico e quindi quello che vogliamo fare, e sono ben contento, siamo ben disposti e contenti di farlo assieme, è quello di andare a, a, a lavorare assieme per, uh, per far sì che abbiate tutti gli strumenti per essere per essere professionisti e designer di nuova di nuova di nuova generazione. Uh, so, a couple of news from our uh, from our campuses. Uh, we, are, uh, we are about, and then we will know more about in Rome. We are about uh, For about some months still, but uh, we are going to to change our uh, location. Academia Italiana in Rome, we will find uh, a new beautiful and super interesting uh, house in, uh, in the neighborhood of San Lorenzo. But uh, someone else is going to be more precise than me uh, later on. Uh, we uh, passed through a rebranding as well, and it's uh, Academia Italiana, it's uh, 36 years old, and we decided to. Uh, to start uh, a long process with and uh, we want to take all the time that we need to redesign what the design school has to be in the moment, you know, with all the elements that I were telling you before. Quindi, alcune notizie. La prima è che eh, la sede di Roma, ehm, la, la sede di Roma, sta eh, troverà ha trovato una nuova casa e nei prossimi mesi. Eh, troverà il modo poi vi racconteranno, vi racconteranno meglio, meglio di me quella che sarà appunto la, la nuova destinazione poi della sede, della sede della sede romana e nel frattempo questo sicuramente l'avete già visto per chi di voi già faceva parte del, del mondo di accademia italiana vedete anche qua sopra il, il nuovo logo la nuova, la nuova veste la nuova veste però eh, ha sotto, sotto di sé una, anche un, anche un, un ripensamento a quello che deve essere una scuola di design ora. L'Accademia italiana ha 36 anni e eh, ha fatto bene per 36 anni, ma le, le sfide del presente e le sfide del futuro ci impongono di fare un ragionamento. E questo passa anche attraverso un progetto che si chiama Awareness, eh, che è un progetto ed è importante, quindi questa è una cosa fondamentale, è un processo partecipato e quindi vi sono stati mandati dei questionari. Questi questionari richiedono un vostro punto di vista su, eh, sulla scuola, sul futuro della scuola e su quello che... Eh, che è il, è il punto di vista anche di una generazione, quindi vi chiedo di partecipare, vi chiedo di lasciare il vostro contributo, perché il vostro contributo è fondamentale per tutto un percorso che ci porterà a ridisegnare assieme i valori di Accademia Italiana, i, il, um, gli elementi che saranno poi fondanti dei prossimi 35 anni di Accademia Italiana. So, in questo momento di rebranding, vogliamo condividere. With uh, all the um, all the all the students and all the communities, so students, teachers, staff, uh, and so on, uh, the the how we're gonna face the next 35 years of uh, of Accademia Italiana. So we share with you um, um, uh, a survey that uh, we really ask you to fill uh, because your contribution is gonna be the. Is going to be part of all the bricks and all the structure that uh, will allow us to uh, to to design uh, to design the new academia italiana so before finishing i would like to remind you that uh, this year uh, we will have uh, the we will have our uh, the events the, the main events that uh, uh, we will see academia italiana uh, present and participating uh, will be the, the design week in Milan uh, in April and uh, uh, we will let you know how it's going to develop i'm actually in Milan at the moment because i just had a meeting uh, for uh, developing a great project for uh, for all of you in uh, in the main design festival in uh, in uh, in Italy and uh, and then Pitti of course both in January and June Pitti is a fashion fair but uh, uh, as a fashion fair includes all the elements uh, that uh, uh, are interdisciplinary so not only fashion ma as well design, graphic, jewelry of course, and, uh, and photography. And PT as well is a great platform as well to show the direction uh, we're going with uh, in uh, uh, hitting what I was saying before, uh, what we call ethical design. E quindi per concludere un paio degli eventi che saranno gli eventi principali e fondamentali del, del, uh, del, um, del, nostro, del nostro approccio uh, uh, Rispetto ai temi che dicevo prima, sicuramente i due appuntamenti: i due appuntamenti principali sono eh, il Salone del Mobile, che ci sarà ad aprile, e Pitti. Pitti, che nonostante è una fiera di moda, comunque sarà un momento di dialogo eh, fra, eh, il, eh, fra tutti i dipartimenti. E poi, vabbè, avremo appuntamenti anche su Roma con l'alta moda e tanti altri progetti. Devo dire che stiamo sempre di più andando a, a, a interagire con i nostri territori. E proprio adesso vi. than vi, vi me, because, this is very important as I said before, more and more we want to interact with uh, the places and uh, and the cities where, where, where we live uh, where we live in. And now actually we have uh, Cecilia del Re which is uh, which is uh, um, uh, main, one of the main characters uh, in uh, Cecilia, Buonasera. We have Cecilia del Re from the City Council of Florence. Alessandro, non vi sento, voi mi sentite? Sì, vi sentiamo. We can hear you, Cecilia. Can you hear us? A little bit of uh, technical uh, technical issue, we'll, we'll, uh, we'll sort it out. I'm going to send a message to Cecilia and I'm going to introduce her to you. Cecilia, senti? Ecco ora ti sento ottimo Cecilia welcome and benvenuta Cecilia del Re is a is a, is a, is a counselor for a urbanistic subject in in uh, the city center of Florence but she dealt as well with the ambiente so with environment and uh, and with uh, the tourism so she's a she's a, a great person uh, from uh, from, a, from a, a great institution which is the city council of Florence and Cecilia welcome and benvenuta. Uh, A te la parola. Grazie. Grazie Alessandro. Allora, buonasera a tutte e tutti. Innanzitutto voglio ringraziare Alessandro Colombo per questo invito, perché mi fa molto piacere essere oggi qua con voi per portare il saluto del Comune di Firenze, dell'amministrazione comunale fiorentina. Eh, io sono Cecilia Re, assessore all'urbanistica, ma anche alla innovazione, alla Smart City e al coordinamento dei progetti del recovery plan del comune di Firenze. Ecco, come città di Firenze e anche appunto come assessore all'urbanistica stiamo lavorando sempre di più per eh, lavorare eh, per una città che sia una città che punta su, proprio sul tema della formazione e della conoscenza e che quindi vuole essere ospitale eh, per tutti gli studenti fiorentini, italiani e internazionali che popolano e vivono la nostra città. Eh, per questo mi fa particolarmente piacere essere oggi qua con voi. Firenze è infatti una città famosa in tutto il mondo per la sua storia, per il suo patrimonio culturale, però non vogliamo essere soltanto una città ecco, vista e vissuta come una città. Uh, che offre servizi e attività per i turisti, ma uh, vogliamo appunto puntare sui temi della formazione e della conoscenza e vogliamo sempre di più essere anche una città innovativa e contemporanea, come alla fine uh, Firenze è sempre stata nel solco di una tradizione. Uh, proprio su, su questi temi stiamo lavorando con molti progetti legati a una città, come si dice oggi, smart, siamo una delle. 100 città impegnate nella missione carbon neutral per essere una città a neutralità climatica nel 2030 e stiamo su questo appunto lavorando anche all'interno del nuovo piano urbanistico della città con il primo piano del verde degli spazi pubblici aperti della nostra città eh, proprio sui temi del verde ma anche sui temi del verde e del digitale eh, abbiamo lavorato anche con l'Accademia nei mesi scorsi e in questi anni eh, dove appunto abbiamo davvero portato avanti sui temi del verde tanti progetti uno di questi è stato, ne cito solo uno, la mappatura ecco, eh, degli alberi monumentali nella nostra città e proprio l'Accademia ha realizzato una mostra fotografica degli alberi che eh, sono presenti a Firenze come ecco, forma, eh, di, eh, diciamo, come nuovo simbolo ecco, di una città che tutela eh, il verde eh, urbano che mette la lotta ai cambiamenti climatici al centro della pianificazione urbanistica e che ecco, valorizza la dimensione anche del paesaggio perché fa parte anche questa della nostra cultura eh, e della nostra identità. Per questo il contributo e la creatività degli studenti rappresenta davvero per noi un valore aggiunto e uno strumento eh, importante per far partecipare tutti alla immaginazione eh, della Firenze prossima. Eh, Grazie, Alessandro, per, ecco dimmi se se vuoi tradurre o I try to translate uh, uh, what Cecilia is saying. Uh, she she say a lot of things, but she does more things than she says. she's a, she's <laughs> a very she's a very active uh, uh, and, a, and a very important figure for the for the the, the relationship between politics, institution and uh, and community building. and uh, she she worked for. Uh, for the City Council of Florence, she brings the greeting from the City Council of Florence. She's always working on the recovery plan and the smart city. Smart city is a concept that, uh, of course, it's very interesting and very challenging. And uh, as Academia Italiana, we want to take part uh, of uh, this project and to support uh, uh, Florence and, of course, with the Rome students, Rome as well, to be a smarter and a smarter uh, and a smarter city. Uh, by uh, also Rome is part of the uh Two thousand and thirteen car carbon neutral mission, so we are part of our same mission great that 's great, and uh, it will be good to find uh, something together there 's a lot of attention on uh, the green part uh, of uh, of the city as academia italiana we contribute, but there 's many other things that uh, that we can do and uh, Cecilia, what uh, do you expect from uh, a community of young designers like uh, like a school, how we can contribute better? To the, to the daily life uh, of a city, which is a complicated mechanism, but is full of opportunities. Uh, I would like, uh, uh, I would like to, you, uh, you could uh, help us uh, in order to allow people to, uh, in, to think with us about the city of the future. Uh, as you said, we are doing many things. We are doing many projects for our cities. But we are not so good in the communication and uh, in the part of the engagement. So, uh, young designer could help us in this uh, project, in this, um, I mean, uh, in this aim, uh, because uh, I think uh, that uh, you could find the right words, the right images, uh, the right uh, perspective in order to help us to. Um, bring uh, new ideas for our city. Perfetto, quindi grazie, un invito a, a, a voi ragazzi di, di non tirarvi indietro e di sentire che una città, un territorio eh, è, è anche vostro e, e appunto potete, avete la, la, la capacità e devo dire anche con un'amministrazione così aperta, mi immagino che anche a Roma sia la stessa cosa, la, la possibilità di contribuire e di essere ascoltati perché il eh, conosco Cecilia da vari anni e l'attività la, di ascolto anche di partecipazione che ha fatto in tanti progetti è fondamentale perché una città è di, è di una comunità di, di cittadini, di persone, ma è anche, e lo dico eh, anche per tanti studenti stranieri che abbiamo, poi lo ripeto in inglese: è un luogo, è un luogo che è di tutte le persone che, che la vivono. So it's very important what Cecilia is saying and the invitation to contribute is not only for the Italian or for the local students, but as well for who of you. are coming from 40 different countries and uh, they are you live in a, in, a, in you have a, a very privileged point of view uh, within a design school uh, and uh, uh, you're welcome to contribute you're welcome to bring your idea uh, you're welcome to bring that uh, little brick of change that uh, every city needs because uh, no cecilia every city is a moving element is a moving object uh, and uh, innovation is, the, is what make make it grow no yes it's a very important for us to have uh, an international uh, view, an international perspective. So, uh, we need your support, not just of the Italian students, but also of the international students, since we can learn, we can exchange ideas. And so, we want to be an open city, and you can help us in this. Perfetto, Cecilia, ti ringraziamo tantissimo per il tuo tempo e per la tua disponibilità. E insomma, faremo grazie anche una cosa. Grazie a voi. I Tanto hope voi to see you soon and uh, buono studio a tutti, grazie mille. Bene, lasciamo adesso la parola a Lorenzo Pofferi, coordinatore dei corsi di design, che ci parlerà dei, dei, insomma, di un sacco di novità. Thanks to Lorenzo Pofferi, coordinator of uh, uh, the Interior Design Program. Hi Lorenzo. Hi, good evening everybody, buonasera a tutti e grazie ancora a Alessandro Colombo e a Cecilia Del Re per aver introdotto già alcuni dei temi che a cui volevo far, far, far menzione, ma insomma è, è sempre uno stimolo in più continuare un discorso di questo tipo, soprattutto in ambito di design. Volevo cominciare, innanzitutto, con un in bocca al lupo a tutti eh, gli studenti che si sono iscritti sia per le lauree triennali che specialistiche e. Per dare insomma sempre di più a questa anche istituzione, ma anche alla città in cui si trova, e, e quindi, eh, come si parlava prima con Alessandro, di eh, capire meglio il territorio, di aiutare eh, con le loro idee, le loro future visioni, una, una, una società, una comunità che come qui e da altre parti del mondo, che ha sempre veramente dei bisogni da dover. Eh, eh, Risolvere. Il design qui in Accademia Italiana è uno strumento per capire, per osservare e risolvere i problemi di una società sempre più complessa e sempre più eh, portata davanti a problemi, come abbiamo visto anche negli ultimi anni. Quindi, qui all'interno, non solo nel dipartimento di design, ma anche di grafica, di moda e di fotografia, in cui noi, anche coordinatori, cerchiamo sempre di eh, comunicare e di sviluppare progetti interconnessi si sviluppano figure in cui, eh, appunto, che saranno pronti alla, ad ascoltare e a risolvere i problemi di un domani sempre più vicino. All'interno dei programmi di Accademia Italiana si parla di tecnologia, anche di innovazione, quindi di un design che deve prima di tutto capire anche aspetti che sono fuori da un, da un approccio tradizionale, ma sempre più collegati ad, una, ad un concetto di innovazione e di un, una visione futura del domani. Si, si stringono rapporti, come dicevo prima, per l'importanza del territorio, con aziende. Oggi abbiamo avuto un'azienda presenta, che presentava un, un progetto per i ragazzi del Master di Interior and Product, che è un'azienda che nasce negli anni 60, scusate. Da, ehm, da una bottega artigiana ed oggi ha eh, decine di dipendenti, e comunque sviluppa prodotti custom, ma anche diciamo, in serie per un mercato internazionale, ma sempre mantenendo la, eh, la tradizione e le radici e l'eredità che Firenze ha dato al mondo dell'artigianato e ha sempre trasformato in eccellenze. Eh, vorrei appunto eh, dare ancora un, un input in più sul, su quello che vuol dire eh, la visione di Accademia Italiana in, 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 nei programmi che offre, non solo anche eh, negli altri dipartimenti, non solo in design. Quindi mi è piaciuta molto l'affermazione la, 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 di Alessandro di... Eh, Entrare nel punto di vista del design. Quindi i ragazzi eh, qui impareranno a, ad avere eh, un punto di vista, eh, un focus, guardare la, la, la realtà da, con gli occhi del design per risolvere problemi non sempre banali. Uh, I said in English: uh, Hi, everybody, uh, welcome again uh, to this uh, opening of the academic year. i would like to uh, make a, a very big wish uh, to all the students that are uh, attending the uh, bachelor and the master courses of accademia italiana. accademia italiana and the department of design is strongly based on uh, uh, working with uh, real cases and real problems that society brings to, to you, new uh, young designers and future professionals in the area of design as um, alessandro was mentioning and cecilia was mention mentioning as well the territory the, the region we apply design where we make it happen it is more meaningful for the community and therefore our the destination of the design is the people are the people and the society we always uh, uh, face every day so i invite you to uh see the world with the eyes of design and understand always where you can have a creative solution and a solution that can solve the problems that nowadays are more and more changing and challenging the society therefore i want to wish a very good luck to everybody to the students but also a very big Thank to uh, my colleagues and all the staff on a, of Academia Italiana that always struggle to plan and to uh, organize the academic year to offer you the best uh, experience you can have. Thank you, everybody. Bye bye. Grazie a tutti. Buona serata. Grazie, Lorenzo. Thanks, Lorenzo. And uh, a big, huge thanks as well from my side, from our side, uh, to all the teachers, to all the coordinators, to all the people that is. Uh, Uh, is, uh, in the class every day that is following you that is taking time at home to prepare the programs. Uh, quindi un grandissimo ringraziamento a tutti i professori, a tutte le persone eh, di coordinamento, ma anche a tutto lo staff che lavora dietro le quinte. C'è chi lavora dietro le quinte, c'è chi lavora invece eh, dietro le, dietro le, mh, le cattedre per, eh, per ogni giorno innovare, per ogni giorno portare eh, nuovi eh, elementi per, eh, da condividere, con, da condividere con, uh, con voi io chiamerei a questo tavolo virtuale Livia Di Nardo la direttrice della sede, della sede di, di Roma ecco Livia, ciao Livia, buonasera Good evening Livia, the director of, of uh, Academia Roma How's things in Rome? <ride> Hello from Rome, ciao Alessandro, grazie mille. Allora, io volevo uh, raccontarvi due cose, una un po' l'hai già anticipata tu rispetto al nostro progetto di Awareness, ma in realtà volevo raccontarvi un po' uh, come ci stiamo, uh, quelli che saranno un po' i progetti internazionali e come Accademia si sta Uh, aprendo ancora di più alle, alle attività internazionali e quello che faremo nel prossimo anno e nei prossimi anni. Uh, allora, so I just wanted to tell you a bit more about the international aspects of and the international activities that we're going to do. So, we already are a very international school and we have, as Alessandro and everybody said, we're very proud of you, international students, and of the fact also that the Italian students are. Um, uh, together in the classes with, uh, with students from all over the world. Uh, but we have a lot of international activities coming, uh, coming on and starting this year. So, uh, avremo molte attività internazionali che cominceranno quest'anno a partire dalle collaborazioni con, uh, con il gruppo. Uh, Alessandro in parte vi ha detto appunto che siamo parte uh, di, questo, di questo gruppo e cominceremo ad avere molte più collaborazioni con, uh, con le scuole del gruppo, ve ne cito due. Avremo una collaborazione per il corso di design del gioiello con ING che è l'Istituto Nazionale di Gemologia. In Francia, con sede a Parigi e Lione, ne sapranno di più presto i ragazzi del, del corso di, jewelry, di design del gioiello. So, we will have an international collaboration with some of the schools of our group. We're going to have one with uh, the uh, National Institute of Gemology for the design, Jewelry Design students. And that will start this year. And uh, uh, and we are going to have another one with the fashion design courses for, uh, together with another French school of the group, which is called ASA. With, uh, it's a school that studies marketing in the field of culture and fashion. ehm uh, so uh, we are going to start to have some uh, workshop and collaborations on specific uh, on specific activities but this is just a start quindi stavo dicendo l'altra collaborazione per i ragazzi in italiano sarà con IASEC che è una delle altre scuole del gruppo nella quale si studia marketing del lusso e marketing della cultura, e eh, questa collaborazione sarà soprattutto con i corsi di fashion design. Queste sono solo due delle prime collaborazioni che attiveremo. Nei prossimi anni eh, lavoreremo invece con collaborazioni su tutti quanti i gruppi. Un'altra notizia che, che volevo darvi è il fatto che l'Accademia Italiana ha avuto l'accreditamento per i programmi Erasmus, e quindi a partire dal prossimo anno accademico avremo, mh, metteremo a disposizione delle borse di studio per attivare invece. can be erasmus the other news i wanted to give you is the fact that we're going to have we had we just had the accreditation for the erasmus plus project so as of next academic year we are going to have scholarship for erasmus exchanges and Ultima invece notizia riguarda la sede di Roma. Alessandro lo ha già detto, gli studenti già lo sanno, ma in questo modo così introduco il prossimo il nostro prossimo ospite. Avremo una nuova scuola. Avremo una nuova scuola e, e a questa scuola stiamo lavorando tutti. In realtà stanno lavorando anche gli studenti. E qualcuno ancora non lo sa, ci sono anche altri studenti, soprattutto gli studenti del corso di design, ci stanno aiutando internamente a uh, arredare e a rendere la scuola quanto più uh, uh, consona per quelle che sono le esigenze di, di accademia ma questa scuola sarà all'interno di, di un progetto più grande che è il progetto che stiamo per portare avanti insieme ad Social Hub e adesso vi introdurrò il prossimo speaker. So I was just saying we're gonna have a new school And uh, this new school in Rome uh, is, uh, is um, we have a very big contribution, is designed internally. Uh, part of it are designed internally by our students that are designing or will design. Some of you already uh, know, some of you don't know, and will help us very soon. And uh, we are going to have. Uh, uh, so, it's designed internally by us and by you because we really want it to be your school and not only our school. Uh, and on the other side, this school is in uh, in a big partnership. So, it's uh, settled in, in, a big, um, in a big area that is uh, owned by the Social Lab. And I would like now to introduce you to our next guest, which is Francesco Naldi from the Social Lab. will introduce you il progetto Social Lab, era known come The Student Hotel, adesso vi spiegherà perché si chiama The Social Lab, e we'll vi more di più su want vogliamo fare insieme. Ciao Francesco. Forse devi togliere, non ti sentiamo. Grazie Livia dell'introduzione, buonasera a tutti. E grazie a Accademia Italiana, Alessandro Colombo e a tutti gli ospiti che mi hanno preceduto. Uh, thank you, everybody, and good evening. Uh, I'm really happy to be here. Uh, Thanks for the invitation. As uh, Livia and Alessandro already mentioned, we uh, are working all together in a, to develop a beautiful uh, campus in, uh, in, uh, in San Lorenzo in Rome. Uh, I can share a presentation that uh, I prepare for you. Eh, posso condividere con voi una presentazione che ho preparato per descrivere. Lo sviluppo che stiamo affrontando insieme in partnership con Accademia Italiana. Ok, I- che hope that you can uh, see the screen. All right. uh, we are... Uh, we have una a beautiful location to develop our TSH uh, Urban Campus in uh, San Lorenzo, that is just uh, 12 minutes walking from the train station. È un, uh, era un vuoto urbano lasciato irrisolto, uh, utilizzato come scalo doganale dall'inizio del secolo. Si trova a 12 minuti a piedi dalla stazione di Roma e consiste in uh, due edifici uh, presenti al momento, uno dei quali fronte strada. Lo vedete in questa zona che abbiamo denominato Edificio A, che è destinato appunto a essere la nuova sede di Accademia Italiana. Building A that is facing uh, Lorenzo Road is uh is um um facing roads and is uh, for uh, Academia is the new headquarter of Accademia Italiana. We really happy to uh, announce this collaboration, this partnership. And uh, because TSH believe in a blended experience, and it's the first time that TSH uh, starts uh, with education from education. Eh, siamo molto contenti di annunciare questa partnership con l'Accademia Italiana proprio perché eh, crediamo eh, che il, il nostro core sia appunto quello di offrire non un prodotto, ma eh, un'esperienza, e un'esperienza che sia il più possibile blended, quindi contaminata con. Eh, con eh, tutti gli altri ehm, tipi di ospiti, altre esperienze che possono portare, e partire con l'education è per noi un motivo di grande orgoglio eh, perché pensiamo che gli studenti na nazionali e internazionali possono portare un grande contributo alla nostra esperienza complessiva. È un grande progetto, ehm, come avete potuto vedere, eh, tra gli edifici nuovi e quelli esistenti, che cercheremo di preservare. Eh, cercheremo di ehm, offrire alla comunità, quindi apriremo alla comunità un grande parco urbano di circa un ettaro e mezzo e il nostro obiettivo è quindi quello di eh, costruire non un edificio, non un complesso, ma un'esperienza e di costruire una comunità attraverso eh, l'esperienza. Qui è un, 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 vi posso offrire un'immagine un, un di quello che sarà il nostro sviluppo. Vedete in primo piano l'edificio A destinato ad Accademia, l'edificio B che era un vecchio magazzino doganale che cercheremo di conservare per farci delle attività che, adesso in collaborazione con Accademia, workshop, laboratori, che adesso non, non, posso in non sono in grado di, di garantire, quindi non ne posso parlare, ma sicuramente. Eh, porteranno secondo me a una, una collaborazione davvero proficua tra TSH ed Academia e sullo sfondo vedete il nuovo edificio è realizzato con criteri eh, di efficienza energetica e di eh, sostenibilità eh, verso tutto il processo di, di, di design e di costruzione mi ha fa fatto molto piacere quello che eh, ha inizialmente detto Alessandro Colombo che la parola sustainability, la sostenibilità non deve essere è una parola fashion, ma deve essere la base, la premessa su cui deve essere fondato qualunque tipo di eh, prodotto o esperienza. Mi piace molto pa parlare di experience design, cercare di, eh, non solo nel mondo dell'ottelleria e dell'ospitality, ma in qualunque settore, cercare di eh, come dire. Ehm, Indirizzare la ricerca dal design dell'esperienza, dall'experience design, a, da quella del product design a quella dell'experience design, che ha sicuramente un significato molto più ampio. Eravamo un, un breve video, eh, eravamo conosciuti come eh, The Student Hotel, la parola student rappresentava eh, dopo dieci anni di sviluppo, eh, sicuramente con un prodotto innovativo, un limite. E quindi il, il, la nostra stessa natura ci ha invitato a eh, cercare un nome che ci potesse rappresentare meglio e noi abbiamo trovato eh, parole migliori di The Social Lab che mantiene le tre iniziali TSH, che sono le iniziali con, eh, che, che con le quali siamo più conosciuti. Prego la mia presentazione è conclusa, prego la regia di... Ehm, mettere in onda il video che ho preparato, che è una brevissima presentazione, ehm, una brevissima presentazione di, di TSH, ed è basato su eh, l'ultimo TSH che abbiamo aperto a Madrid. Buona visione e ehm, grazie ancora per questo invito e auguro a tutti gli studenti eh, che sono in ascolto un grande in bocca al lupo e un invito a... A essere aperti a rimparare, ma sicuramente anche a non aver paura di offrire quello che potete dare. Un eh, grazie a tutti quanti. Some journeys start with a search for a sock. Others open doors to the world and reveal a thousand new faces. Journeys bring us closer together. Every meeting means something. And unexpected twists are just waiting to happen. You'll find life tastes sweeter. When it's shared, be bold enough to knock. The best journeys happen to the curious, who open doors. See things from new perspectives. So come on in, play, collaborate, and connect along the way. Breathe and dive right in. Whatever your journey, it starts here. Grazie Francesco, grazie anche agli ospiti che ci hanno raggiunto in questa presentazione su so Thank you Francesco, thank you everyone. Uh, io ho il compito di portare di continuare a presentare chi interviene in questa, in questo quest appuntamento, un appuntamento tardivo. volutamente uh, perché abbiamo atteso l'inizio dei dei bienni giustamente so uh, i'm going to introduce who is uh, who is continuing this, uh, this event uh, we have of course waited for the beginning of the master's degree and i'm now introducing Ilenia Alessi from the fashion design course uh, of the Rome campus for present the course and the collaborations that we are establishing with the other Corsi. Sono Ilenia Alesse, dal corso di, la, la coordinatrice del corso di fashion design per la serie di Roma, che ci parla del corso di fashion design e delle collaborazioni che stiamo mettendo in piedi. Grazie, Filippo. Thank you, Filippo. And welcome, students. Welcome, guys. Eh, benvenuti, ragazzi. Ci vedremo spesso con, con i ragazzi di Roma, ma anche con i ragazzi di Firenze, perché eh, i progetti di cui vi parlo eh, e di cui insomma avete già anche sentito parlare. Um, sempre più spesso li, li facciamo in, uh, insieme perché come diceva Alessandro giustamente siamo una big family e quindi uh, ci piace collaborare so we will see and we will meet uh, quite often because uh, uh, of course in Rome I'm in Rome but also with Florence students because um, we are doing um, a lot of projects here Now and in the future, together because we are, we are a big um, Mi riallaccio alle cose che sono state dette. Cercherò di essere brevissima. Um, che sono due eh, parole chiave eh, che in realtà hanno un grosso significato e che riprendo perché sono importanti. Uh, per tutti i dipartimenti, ma ovviamente uh, per quanto mi riguarda per il uh, corso di Fashion Design, che sono sostenibilità e inclusione. Quindi, voglio prendere due keywords che hanno un forte significato. Non sono solo keywords chiave, non sono solo un concetto di they sono importanti per all the design field che sono sostenibilità e inclusione. Eh, la sostenibilità oggi non può essere una, eh, un lusso, eh, come abbiamo visto e come vediamo eh, spesso essere presentata, deve essere eh, una priorità. Quindi, eh, ecco perché eh, noi eh, cerchiamo sempre di più, dal punto di vista, per esempio, dei progetti, di coinvolgere eh, produttori di tessuto, eh, brand che lavorano sulla, eh, su concetti quali economia circolare. Uh, questo per uh, uh, avvicinare ragazzi e gli studenti uh, alla, a questo concetto che è learning by doing al triennio, uh, anche e soprattutto alla, ai, um, ai bienni. Quindi, um, sustainability cannot be today a, a luxury a concept, uh, must ha, must be a, pri, a priori, priority. Uh, of course uh, we we live in a world that is changing. so today uh, academia Italiana more than ever in Florence and in Rome uh, want to have uh, um, more often um, collaboration with the fabrics uh, sustainable fabric manufacturers or brands that work with the uh, circularity in, in fashion so that students have the possibility to learning by doing learn by doing in, in, in the master degree of course it's a normal practice but also in the bachelor degree we begin to share this experience with students and in, um, e, e inclusion, ovviamente è, una, è un concetto importante uh, oggi ancora di più non abbastanza deve essere Ehm, sviluppato ancora meglio, ehm, e questo lo, lo vogliamo fare per, ehm, diciamo, per, per includere eh, tutti, chiunque ehm, non importa quale sia il, eh, il, il genere, eh, il tipo di fisicità, eh, parliamo spesso di eh, problemi legati alla disabilità, eh, e dunque eh, ci piace pensare di che l'inclusione sia un, un qualcosa che possa essere inserita oggi dallo sportswear all'alta moda, dall'artigianato alle nuove tecnologie, deve essere anche. Eh, diciamo, deve diventare una, un qualcosa che significa normale. Eh, e quindi su questo stiamo lavorando anche molto. So, um, concerning inclusion, for, for us it's very important, uh, but not, not only as a concept, as an empty concept, but because we, we strongly believe that, that We have to include all uh, human being, not only human being. But in this case, uh, uh, we talk about gender, we talk about uh, body type, uh, we can talk about disability, religion. Uh, it, it's very important for us, as because we are an international also um, organism, to include uh, all the people uh, inside our project uh, and to give the possibility to be included uh, in, in what is considered fashion um, so it's important for us for example to begin to, to, to talk about inclusion in sportswear but also in not culture, and craft and to in uh, from craft and craftsmanship uh, to new technologies uh, so I want to finish saying that for us it's important as the other colleague told us, uh, Uh, to talk about project internal and external that the students do. Uh, per noi è importante, molto importante, sempre di più, uh, parlare delle possibilità che gli studenti hanno di um, uh, diciamo, lavorare con uh, progetti interni ed esterni e, e quindi. Eh, per chiudere che cosa, eh, vi dico che cosa significa per me essere una, un, un designer oggi a 360 gradi non solo nella moda bisogna essere attenti bisogna essere mh, attenti a quello che ci succede intorno lo abbiamo anche sentito prima mh, voi studenti, voi ragazzi dovete imparare in accademia e noi vi aiuteremo in questo ad avere una visione quindi saper immaginare anche qualcosa che non c'è a volte anche eh, andando controcorrente e l'ultimo diciamo, aggettivo che mi piace moltissimo, forse il mio preferito, è ehm, essere coraggiosi. Dovete essere coraggiosi e quindi per me coraggio vuol dire essere aperti a mettersi sempre in gioco anche e spesso uscendo eh, dalla propria comfort zone. Uh, so for me, um, I want to quite close saying uh, that for me, a, a designer. and in, in all the field of, uh, creative field has uh, a lot of quality of course but the three main qualities for me is that uh, you have to be attentive to what is happening around uh, and uh, to social changes to the world that is changing uh, you have to have a unique and personal vision uh, and also to imagine something that doesn't exist yet uh, sometimes also even going uh, against the tide and last but not least it's uh, one of my favorite it's to be courageous uh, you have to be brave in uh, also imagine something that is not uh, uh, maybe uh, present uh, in, in at the moment but maybe also sometimes stepping out of the personal comfort zone so um, we have uh, I I, I, I should have more time to to talk about you about the the, the project that we have the contest the, the startup uh, uh, in fashion in jewelry design and in photography field uh, in Rome uh, I talk about uh, Federmoda Alta Roma uh, Vivian Westwood uh, we have a student that uh, are going to have a stage in in Vivian Westwood. Uh, Rome Jewel Week, uh, abbiamo tantissimi progetti con, uh, con Moda e con, uh, con gli altri dipartimenti che stiamo, che abbiamo fatto e che, e che stiamo portando avanti. Stiamo facendo dei progetti con Firenze. Ti ho visto, Filippo. Chiudo velocemente con i. Will... Che è un ONG che recupera i vecchi sari eh, e li fa diventare qualcosa di, di meraviglioso, di nuovo. Eh, su Roma stiamo lavorando con Vivia Ferragamo per Anidan, un altro progetto ONG, eh, con Balestra Reload eh, per ehm, EAS, ne parlava prima Libia, Livia, eh, Figita Sustainability Expo, insomma abbiamo tantissime cose in, in caldo per, per voi. Quindi quello che vi chiediamo è di essere pronti a. A cogliere le opportunità di essere proactive quando vi chiediamo di partecipare ai progetti, perché queste sono le prime esperienze che vi possono uh, essere utili per, uh, per uh, il, il vostro futuro la la lavorativo. So, quickly, uh, we have a lot of projects that we have done, but that we are doing. I was a Sari, that is a project uh, of an ONG to translate and to recycle old Sari in a new and, and wonderful way. Uh, in Rome, we are going to work with Vivia Ferragamo of the Ferragamo family for Anidan, another um, ONG project. Uh, with Balestra, we are going to have a project uh, with luxury and with the uh, uh, reload uh, uh, of the brand, uh, Digital Sustainability Expo. So, for us, it's important to uh, see uh, that when we propose to you some uh, project. Uh, Uh, we want to have a strong reaction and a proactive uh, um, attitude because this is the, the first step for you to be present after. On the uh, field of the work, grazie, Ilenia. Thank you, thank you very much. And uh, da, da, da queste parole si vede anche l'impegno che stiamo mettendo nel, uh, nel portare avanti un progetto basato sulle studentesse sugli studenti, cercando di far crescere l'Accademia per uh, come, co, come una comunità che, che è davvero lo spirito con cui anche affrontiamo il progetto come Social Hub. So, thank you Ilenia, we are very proud to develop and to grow up the Accademia Italiana di School with um, the students in the, in the center. So every project, everything that we do is focused on the development of a... Of a Community and of a common culture. Um, same, with this aid, I would like to introduce Teresa fischer, one of the former students of Accademia Italiana. Una uh, Teresa fischer è una alumna di Accademia Italiana da Stoccolma che ha fatto un progetto importante. So Teresa has developed an important project, and we are more, more than happy to say you welcome again and to. And please introduce us to your project. Uh, yes, so ciao a tutti. Uh, grazie all'Accademia Italiana per avermi. Um, e non, so, non so parlare italiano molto bene, quindi cambio in inglese. Spero vi okay. um, sì. And I think you will help me a bit with the translation. Yes, yeah, definitely. Tutti. Fantastic. Uh, yeah, so uh, I'm based in, in Stockholm. I studied uh, at Accademia Italiana a few years back, and now I have a small atelier in in Stockholm, creating uh, wedding dresses. So I I create couture dresses, and um, every dress is, is custom made, so unique for each customer. Uh, so I create sposa, scusa, Cread sposa, e tutto fatto custom, tutto fatto su misura exactly and, and i came to florence in, in 2016 um, and started the, the fashion design program then um, so i've always been, been sewing and making clothes but not really knowing knowing the basics so um, at academia italiana i really learned so much from from all the amazing teachers um, so really the basics of, of pattern making and draping um, so today I, I use draping a lot as as one of my main techniques, uh, which I I learned uh, in the school from from uh, yeah from the teachers. And uh, so I I do a lot of draping, and then I transfer it to um, to paper pattern, which is also a process that I really learned in the school. Okay, credo che sia importante. Scusa, Teresa. So sorry Teresa. I'm going to translate fastly yeah. what you say. It's molto importante. Ecco, rispetto anche all'approccio e alla e al modo di sviluppare il progetto didattico che abbiamo, che abbiamo costruito, è molto importante il risultato che ha raggiunto Teresa, perché ha, ha, ha sviluppato la sua capacità di costruire attraverso il pattern making, la modellistica, eh, il proprio progetto di fashion. E questo è davvero fondamentale perché la nostra in qualche modo valore aggiunto, l'artigianalità, il l'attenzione anche alla qualità manuale è, è qualcosa che intendiamo preservare e sviluppare e ci fa piacere farlo anche col contributo di ex studenti e studentesse. Ah uh, yes, and uh, and I also learned um well how to build up collections and sketching down my ideas. So um that's a really like sketching is really an important part of my process. So the customers coming to Uh, my studio, and we start from a blank paper, and then it's really important for me to be able to communicate my vision and uh, my ideas, uh, and I do that through the sketch. Uh, so that's also very important knowledge that I that I learned in the school. Sì, sí, noi prestiamo molta attenzione alla alla rappresentazione delle nostre delle nostre idee. E attraverso tante tecniche di disegno, e quindi anche eh, questa è una parte importante del lavoro di Teresa oggi, perché riesce a comunicare immediatamente le sue idee al, ai clienti. E in un rapporto one-to-one, -one, no, in a one-to-one -one relation, like the, uh, the one you have with your clients, is really important to be, to be expressive with your sketches and to communicate the right idea. Exactly. Um... so yeah so, um, yeah, so I, I really you know learned the l learned the basic at the school and that's um, really fantastic and I and I also learned you know that you you have to do your proper research um, and it's not you know yeah so I, I got a really good foundation uh, from the school um, and then I um, well I came back to Stockholm and um, I got to um, I started to create some wedding dresses for you know people I, I knew, um, and then kind of rolled on, and now now I'm driving the, uh, the brand Tess Fisher uh, from Stockholm. Uh, I thought I would do an attempt of showing you some slides here. Let's see how it goes. Okay, Teresa, quindi tornata a Stockholm, ma poi ha cominciato a realizzare qualche abito per persone che conosceva, vicini, amici, e, e chiaramente poi ha, ha aperto il suo brand. There is also one question, which is the best the best, uh, the best uh, thing you have uh, thinking to Academia Italiana, thinking to your experience, which is the best thing you have. Uh, well, I think first, uh, just for me, being Scandinavian, you know, coming to to Italy and being in a very creative environment, uh, that was really fantastic for me. Uh, but also, as I've mentioned, you know, to really learn the techniques. Uh, that are so like from from pattern making and draping and sketching, which is really important for me now when I uh, when I have my own studio. Great. Um, yeah, please share your slides. Let's see if I can. Uh, so I just created, you know, small uh, slideshow. Can you see it now? it is coming yes fantastic so just yeah to just give you a glimpse of uh you know the dresses i i'm uh, creating and now you know i'm, I'm slowly building up the uh, the brand awareness in my city um and i create you know quite scandinavian simple designs uh, but also playing around a lot this year actually with with Liz. Um so uh, yeah, just wanted to show you show you a glimpse of uh, of what I'm doing, and um, yeah, social media here. If you want to connect, uh, I'm more than happy to to share uh, you know some experience from from the school. Uh, so just reach out if you. Yeah, sounds great. We will do definitely. So whoever is yeah. interested in your work is uh, is also one of the objectives of the. Of one of the new objectives of Academia Italiana, so create connections, create a network. So for everyone that is uh, right now connected, or that maybe can find your your uh, address through the web, through LinkedIn, and through all the applications, mm. it's important to to know that yes, we we want to develop the community. We want to develop the uh, former students. We want the, the former students will help us in see uh, uh, in track of our future in. Uh, In find our way in the, in the future. So, per, quindi è molto importante che chiunque abbia sia ispirato oggi al lavoro di, di Teresa può tranquillamente raggiungerla, ma per noi è ancora uno stimolo in più per alimentare il lavoro di creazione di una community accademia italiana che, che condivida valori, che condivida progetti, che condivida anche, anche e che perché non ogni tanto si incontri e. e E, insomma, condivide delle idee. Questo è davvero un obiettivo importante. So it's really important that maybe some well, one of today's we can we can meet somewhere and share ideas and share projects. This will be fantastic in order to be a very uh, solid community. So thank you, Teresa. Thank you very and, much. And I just want uh, I just want to just finish off with just saying um, you know that I congratulate you guys uh, on this journey and. Um, you know, you get the chance to really learn from all these amazing teachers, and I, I envy you guys. I would love to, to do it again. <laughs> well, thank, thank you very much. Thank you for having uh, joined us for three years. For us, is an honor to have students that are developing their career. In the um, once the studies are finished, per noi è un grande onore avere studenti che uh, comunque. Sviluppano la loro carriera una volta completati gli studi, quindi è in qualche modo il completamento della, della mission di Accademia Italiana. Quando adesso è stato diffuso il, um, il questionario sul progetto Awareness, è un qualcosa che in realtà punta a, ad alimentare in qualche modo la consapevolezza del significato del, della comunità di Accademia, di aver studiato in Accademia tutti quelli che sono stati i, i valori che abbiamo condiviso e quelli che vogliamo. Condividere in, nel prossimo futuro. Quindi, come diceva Alessandro Colombo in, in, in apertura, è molto importante partecipare al, a, a questo progetto. Chiediamo il supporto di tutti, di tutte, studentesse, studenti, staff. Uh, è veramente importante oggi dire capire chi è confrontarci su chi è accademia italiana e, e costruire chi, chi dovrà essere accademia italiana da qui al futuro. So, it's very important the awareness project that We have shared it right now. Also, what Teresa said is a part of, uh, of this project. So, we, are, we, we want to see, we want to uh, discuss with you, with all the community, who is Academia Italiana right now and who, who wants to, to become in the, in the future. And for this, the contributions of everyone is, uh, is more than important. Um, grazie a tutti. Abbiamo passato abbiamo ufficialmente aperto l'anno accademico che chiaramente dal punto di vista didattico era già, era già iniziato. Ma dal punto di vista di tutte le attività che comprende, in realtà, andrà avanti sino a, a luglio, addirittura a settembre. So we have officially opened the academic year that, from a didactic point of view, is. Uh, Of course just is of course began but um it will uh it will go will go ahead until july or until september with all the events and with all the projects that we that we want to develop with you so stay with us it's a it's a journey we need to we need to do together quindi stiamo insieme confrontiamoci e in qualche modo un, un percorso che è importante condividere avete visto in questi giorni al mondo della moda c'è stato un Uh, non un terremoto, due o tre. Alessandro Michele, Raf Simons c'è stato tanto movimento. E questo è importante perché ci insegna che dobbiamo essere pronti ad affrontare nuove sfide, perché le nuove sfide sono sempre vicine a noi. So, in questi giorni uh, abbiamo visto un'earthquake in the fashion system from Alessandro Michele, Raf Simons, and maybe someone else, if I remember correctly. So, it's important for us to be ready to the new challenges because the, the challenges are. Uh, Always coming. So, thank you all. Have a nice evening and um, see you soon. Bye bye.